benvenuto a Monica Mai, la nostra dietista che ormai è qui con noi da un po' di settimane e in ogni occasione ci parla di qualcosa di diverso e interessante. Adesso siamo in prossimità di San Valentino, quindi anche l'argomento ci porta a farci delle domande, no? Come alimentarci, come fare per questa serata, questa occasione particolare. Allora, intanto benvenuto Monica, ciao. Ciao, grazie, ciao a tutti. Sì, in realtà si parla di cibo e amore, o di cibi se vuoi afrodisiaci, fin dall'antichità. Tu pensa che addirittura si parla dei greci che consigliavano le cipolle, i tartufi e i pesci, perché i pesci e i crostacei arrivavano dalla patria, cioè dal mare, che era la patria che aveva dato i natali ad Afrodite. Ma pensa che anche Ovidio nelle sue opere consigliava agli amanti l'aglio e la cipolla, quindi andiamo davvero molto molto indietro. Sì, assolutamente sì. Poi i romani hanno aggiunto qualcosa di un po' più, se mi passi il termine, di virile, quindi loro consigliavano alcuni organi genitali di, ad esempio, l'asino, il lupo, il cervo, perché miglioravano le prestazioni. In realtà, se posso dirtelo, la scienza non si è mai espressa in tal senso, cioè non abbiamo delle ricerche che ci dicono che un cibo è più afrodisiaco di un altro. Esiste solo una pubblicazione, una ricerca che è stata pubblicata qualche anno fa su Food Research, che ha paragonato centinaia di studi su sostanze afrodisiache e si è scoperto qualcosa in più. Ecco, si è scoperto qualcosa in più, e che cos'è che si è scoperto? Allora, gli alimenti per l'amore più importanti sono buona parte delle spezie e il cioccolato. Scusami Monica, questa caratteristica che noi definiamo come afrodisiaca, in realtà che cos'è? In realtà la scienza ci dice che ci sono degli alimenti che sono più vasodilatatori di altri. Il segreto è proprio quello, allora. Assolutamente sì. Tu pensa che, appunto, tra le spezie abbiamo il peperoncino, che ha di per sé già conosciute delle proprietà vasodilatatrici. Ha anche però la presenza di vitamina PP, che dà un'elasticità capillare, e la vitamina E, ottimo antiossidante che ossigena il sangue. Questa ricerca di cui ti parlavo prima ci ha parlato dello zafferano. Tu pensa che addirittura nell'antichità si diceva che Zeus giacesse con le sue amanti su un talamo di zafferano, cioè cosparso di zafferano. Si trattavano bene questi, è vero. Certo, se pensiamo al costo attuale hai ragione. In realtà sì, questa ricerca ha davvero provato che lo zafferano è in grado di risvegliare i sensi, e quindi ci dà già un'indicazione in più rispetto a quello che ti ho detto prima, che in realtà la scienza non ha mai detto sì, esistono i cibi dell'amore, ecco. Allora, per questa cena di San Valentino abbiamo messo già due belli ingredienti, belli tosti: il peperoncino e lo zafferano. Vogliamo aggiungere qualcos'altro per una serata pepatissima? Assolutamente. Vuoi che non parliamo dello zenzero, che è la molecola, l'alimento che va in assoluto per la maggiore? In effetti è uno stimolante, e in questo caso è un ricostituente contro l'affaticamento, l'astenia, e pensa un po', alcuni studi ci dicono anche contro l'impotenza. Quindi direi che abbiamo messo sul piatto, cioè possiamo sbizzarrirci questa sera. Certo, anche perché il connubio cibo, amore, erotismo, insomma, risale alla notte dei tempi, come abbiamo detto prima. A me viene in mente la scena del film 9 settimane e mezzo, con, certo, la bellissima lei e lui ancora più bello, Mickey Rourke una volta era bello, adesso un po' meno, e c'era questa scena con il cibo cosparso sul corpo, di, certo, un erotismo incredibile. No, assolutamente, il cibo volente o nolente si lega nella nostra vita in tutte le fasi, perché bene o male, come diceva un mio professore, almeno 3 volte al giorno dobbiamo mangiare. Quindi aggiungiamo qualcosa allora. Beh, a questo pasto aggiungiamo il dolce, quindi, ecco, il cioccolato. Il cioccolato è stato studiato tantissimo, ma principalmente per la sua proprietà antiossidante, quindi protegge il cuore, ha una serie di sostanze che lo paragonano quasi a una droga naturale, cioè ti dà una sensazione di felicità. Stimola la produzione di endorfine, che sono delle sostanze che noi produciamo naturalmente nel cervello, e non solo, abbiamo sempre nel cioccolato anche una
quantità, penso una molecola che ha un nome particolare, feniletilamina, che è la stessa sostanza che produce il nostro cervello quando ci innamoriamo. Ma che bello! Vabbè, allora dovrò dare a chi so io un po' di cioccolato. Poi parliamo, che cioccolato dare? L'idealità sarebbe dare il cioccolato dal 56% in su, quindi quello un fondente, quello un po' più amaro anche. Certo. Ok, e io vedo nei tuoi appunti che c'è anche il magnesio. Certo, che ritroviamo sempre nel mitico cioccolato di cui abbiamo parlato prima, perché aiuta l'organismo ad adattarsi alle situazioni più stressanti. È sempre contenuto nel cioccolato. Il cioccolato contiene anche degli alcaloidi come la teobromina e la caffeina, no? Cosiddetti eccitanti naturali, che agiscono a livello del sistema nervoso, hanno un'azione positiva sulla concentrazione e, come abbiamo detto prima, sono un buon tonico cardiocircolatorio e muscolare. Mi sembra di capire che questo magnesio sia un po' la panacea di tutti i mali. Va bene un po' per tante cose. Assolutamente sì, tu pensa che ne parlavamo ieri con una paziente barra amica. Ah, contro l'influenza prendo il magnesio. Lo prendono praticamente quasi per tutto. In realtà fa parte dei sali minerali e, come abbiamo sempre detto in queste puntate, se noi facciamo un'alimentazione il più possibile varia, introduciamo tutte queste sostanze, magnesio compreso, nelle quantità che dovremmo sì, anche assumere. Perché magari assumerne in eccesso poi si va in certo, sovrabbondanza, no, tu hai di magnesio, la carenza quindi è certo. Certo, è l'abbondanza. Ah, mi dispiace concludere questo appuntamento di oggi così interessante. Beh, insomma, io augurerei il buon San Valentino a tutti i nostri ascoltatori. Assolutamente, ma soprattutto ci possono suggerire delle ricette, cosa dici? Certo, suggeritele assolutamente sì al 333-7575-246. Con Monica ci risentiamo la settimana prossima. Vero, buon Monica? San Valentino a tutti, ma certo. Con un argomento ancora molto interessante, parleremo di alimentazione per i bambini e quindi, insomma, ascoltateci. Grazie, Cri. Grazie, Monica, ciao. Radio Sound.